e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Umili e penitenti, come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia pietà anche di noi peccatori. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi, ecco, una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Subito fui preso dallo Spirito. Ed ecco, c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile nell'aspetto a smeraldo avvolgeva il trono. Attorno al trono c'erano 24 seggi, e sui seggi stavano seduti 24 anziani avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Ardevano davanti al trono sette fiaccole accese, che sono i sette spiriti di Dio. Davanti al trono vi era come un mare trasparente, simile a cristallo. In mezzo al trono e attorno al trono vi erano quattro esseri viventi, pieni d'occhi davanti e dietro. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo vivente era simile a un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto come di uomo, il quarto vivente era simile a un'aquila che vola. I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali. Intorno e dentro sono costellati di occhi. Giorno e notte non cessano di ripetere: santo, santo, santo il Signore Dio onnipotente, colui che era, che è e che viene. E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono
secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose, per la Tua volontà esistevano e furono create. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo maestoso firmamento, lodatelo per le sue imprese, lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodatelo con il suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra, lodatelo con tamburelli e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti. Lodatelo con cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque: un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati 10 dei suoi servi, consegnò loro 10 monete d'oro dicendo: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire: non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttato 10. Gli disse: bene, servo buono, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra 10 città.
Poi si presentò il secondo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate cinque. Anche a questo disse: Tu pure sarai a capo di cinque città. Venne poi anche un altro e disse: Signore, ecco la tua moneta d'oro che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo. Prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato. Gli rispose: Dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi, disse poi ai presenti. Toglieteli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha 10. Gli risposero: Signore, ne ha già 10. Io vi dico, a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici che volevano che io diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Parola del Signore. Gloria a te. L'Apostolo Paolo, scrivendo ad una delle sue comunità, dice: Mentre i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso. È quello che compie Luca in questo testo del Vangelo. È quello che Luca vuole dire alla sua comunità, ma è quello che è per sempre nella comunità cristiana, il cuore, la fonte e l'esperienza. Gesù va a Gerusalemme. Questo è l'annunzio cristiano. Questo è l'annunzio della nostra fede. Va a Gerusalemme. Va a Gerusalemme per dare la sua vita, il riscatto di molti. Va a Gerusalemme perché le parole che diciamo nella consacrazione hanno tutto il suo splendore. Offrì liberamente la sua vita per la salvezza dell'uomo. Quando entreremo in questo mistero di salvezza, allora comprenderemo pienamente la bellezza dell'annunzio cristiano. Va a Gerusalemme. Perché Gesù risottolinea il suo andare a Gerusalemme? Perché pensavano che fosse un re, pensavano che dovesse essere un liberatore, doveva manifestarsi da un momento all'altro come re e non come il servo di Yahweh, non come il servo che dona la sua vita per ciascuno e per tutti. Remissione dei peccati, perché questo testo lo possiamo comprendere solo alla luce del testo di ieri. Gesù mangia con i peccatori, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Ma se togliamo il peccato, se non togliamo le strutture di peccato, che cosa rimane della fede? Che cosa Cristo deve salvare ieri e oggi se togliamo il peccato? Se il peccato lo chiamiamo l'ordinarietà della vita, se il peccato lo chiamiamo senza entrare dentro quella verità di discernimento, se le strutture di peccato non diciamo più che è peccato e ci sono e li vediamo, li constatiamo più che mai in questo momento della nostra storia, certe strutture di peccato.
va verso Gerusalemme. Lo diciamo nella professione della nostra fede, diciamo cur Deus homo, ma perché Dio si è fatto uomo? Si è fatto uomo per salvare, ma una parola così grande, così mistica, così penetrante nel cuore dell'uomo, la salvezza. E ciò che hanno fatto i santi nella quotidianità della loro vita, hanno salvato delle situazioni. Madre Teresa Fascia, cosa ha fatto facendo le apette? Ha salvato una situazione, perché queste ragazze in un momento storico ben preciso, se non erano salvate, potevano diventare o delle prostitute o... Ha salvato. Cosa fanno i santi se non vivere quello che il Signore ci ha consegnato? Nella notte in cui egli fu tradito, ci ha consegnato questo criterio, che è il criterio della salvezza, ci ha consegnato la ricchezza del suo amore, ci ha consegnato la ricchezza della salvezza. E non leggiamo questa parabola dei talenti in modo pelagiano. Molte prediche, ecco, i talenti il Signore ci ha finito. Se no, ricadiamo nella teologia pelagiana, ma leggiamolo con il cuore di Agostino, queste pagine. Ci ha consegnato la ricchezza più grande. E che cosa chiede il Signore a, dinanzi a questa consegna? Bene, servo buono, poiché ti sei mostrato fedele. Bello, bene servo, due termini che sono la vita cristiana, servizio e fedeltà. Servizio non è altro che diventare operatori della salvezza di Cristo per ogni uomo, la fedeltà al suo amore, la fedeltà alla sua presenza, la fedeltà al dono ricevuto. Allora, continuando questa Eucaristia, ecco, chiediamo al Signore di donarci il discernimento del cuore ogni giorno della nostra vita, per sentirci dire: bene, servo buono, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra 10 città.